ecco cosa mi sono dimenticato. Gli eroi essenzialmente, secondo me, dovrebbero essere scelti anche non solo in base alla loro utilità, chiaramente, ma anche in base alla mappa su cui ci troviamo. E le mappe non sono tutte uguali. Ce ne sono alcune più interne, alcune più esterne, alcune più complicate, altre abbastanza equilibrate, cioè proprio 50 e 50, altre un po' meno equilibrate. Guardiamo quella di prima, è una mappa dove da una parte c'è una struttura con determinati tipi di complessità, dall'altra è una parte più aperta. Questa invece è più equilibrata, cioè non c'è nessuna differenza, se tagliassi proprio la mappa a metà sarebbe uguale. Buongiorno a tutti. E appunto per questo dico, utile. Che casino fotonico. Bella lì. Ok, ed effettivamente è proprio quello che dicevo 2 secondi fa, no? Perché? Alcuni di voi, se mi state seguendo da prima, potrebbero dire: ma qui Luca, secondo me la rampart non è utile. In realtà la rampart in questa parte. Salve Peppino, adesso rispondo anche a te, 2 secondi. La rampart in questo punto, in questo preciso momento, ok, insieme al caustic, è la combo giusta, perfetta in tutto. E per tutto, l'unico pesce fuor d'acqua, secondo me, in questo preciso momento, è la Wraith. E dall'altra parte, per assurdo, abbiamo una squadra ancora più confusionaria. Octane? Ho capito, si muoverà anche veloce. Ma saprà utilizzarlo? Bangalore. Ok, buona la capacità indubbiamente di mettere quei fumogeni. A parte questo, non ha nient'altro. A meno che non compri l'ultimate. Ultimo, ma non ultimo, Mirage, che indubbiamente è un gran bel mattacchione, una leggenda abbastanza facile, e allo stesso tempo che si può comportare da support molto bene. La squadra di là dovrà molto della sua sopravvivenza indubbiamente alla capacità del Mirage. Su questo non c'è alcun dubbio. Capacità d'attacco tutta spostata su Octane. Questa squadra, a parte la Wraith, può giocarsela un pochetto più chiusa, un pochetto più tranquilla. Si coprono a vicenda questi due personaggi. La Wraith, con il passo d'ombra e i TP, diciamo che flanca e potrebbe essere molto buona, ammesso e concesso che sappia utilizzarla. Momento di pausa e sì, Pipino, io ti ho anche ringraziato, grazie del follow, ciao bello. E sì. Allora, Pepino, una volta che tu avrai fatto la partita, ok? Poi devi entrare nella cartella delle partite salvate di Age, che trovi andando single player, carica partita, in alto devi andare su replay, in basso trovi apri cartella partite salvate, trovi la partita che hai fatto, la copi e me la invii attraverso indirizzo email che trovi, ma credo ovunque, sia su eSport che anche su Twitch, se non erro. Se non erro, la trovi ovunque. Il lunedì noi facciamo Age, solo il lunedì però. Non sempre, questo non è un canale che si basa solo su Age. E niente, bello. Continuiamo il gameplay, che è molto interessante, soprattutto se volete un giorno giocare ad Apex, o magari lo avete giocato ma vi ha rotto le scatole. Ma di solito un gioco che rompe le scatole è quello che non si capisce, non si comprende, non si fa lo sforzo neanche di mettersi lì. Ora, queste due squadre si sono concentrate nel mezzo, appunto per questo dicevo, è una mappa molto equilibrata, due fette praticamente identiche se tagliata a metà. E appunto cosa dicevo? La Wraith potrebbe essere molto utile con il suo passo d'ombra flancando oppure avendo la ultimate fa un TP, potrebbe essere un pick validissimo. L'attacco di questa squadra dipenderà molto da come la Wraith si muove. In questo preciso momento avete già capito che cosa penso di questa squadra.
La posizione giusta questa squadra ce l'ha. Indubbiamente. La Wright ha fatto molto male a pushare. Il Caustic ha fatto molto male ad uscire. Certo. E il Mirage si prende praticamente gioco della Wraith, andandogli semplicemente a corpo a corpo. E cosa posso dire? Il Mirage ha imbroccato che genere di player si trova dall'altra parte. L'ha imbroccata tranquillamente, capendo che la Wraith non sapeva muoversi, capendo che il Caustic aveva il dito che prodeva e sapendo che la Rampard indubbiamente picca nell'1v1. E attualmente, come dicevamo prima, non è per fare i peli al nostro amico che ci ha prestato il video, ma da quello che ho visto non riesce a vincere una sfida all'1v1. Quindi immagino che nel Battle Royale in sé per sé non possa fare grandi cose. A meno che non coadiuvato da una squadra. Ora, anche qui, scelta delle armi. Uno dei consigli delle arene, che sarà presente sicuramente nel video. E sì, indubbiamente è una scelta importante. Perché? Perché questa mappa per i cecchini... Insomma, se la squadra vuole puntare al centrale, deve avere armi che nel corpo a corpo, breve distanza, fanno davvero tanto male. Non è lì che dovevi mettere il posto. Cosa sta facendo questa Rampard? Non la sa utilizzare, chiaramente. Il Caustic mette una cosa davanti così nessuno può uscire, neanche i suoi alleati. Giusto per essere ancora più chiari. Continua a mettere barriere assolutissimamente a cacchio. C'è qualcosa che non va. Questo player non è solamente... senza essere offensivo, non è solamente una mancanza di capacità nel gestire lo scontro, è proprio una mancanza nel capire che cosa deve fare nella situazione. È chiaro che una competenza molto avanti, molto chiara, ma allo stesso tempo una strategia in testa dovresti averla, seppur vaga dovresti avere. Tu non puoi buttarti in mezzo ad un oceano e non avere un'idea di come sopravvivere adesso. Chiaro? Cosa voglio intendere? Intendo anche che mette le barriere a cavolo un po' come vengono. Magari le armi sono state scelte anche, le star, diciamo, che ti permette di sparare, e chi più ne ha più ne metta, ottima arma se non hai assolutissimamente mira. Ma ti ritrovi in squadra con un Caustic che ti ha bloccato l'entrata anche nella scorsa partita, quindi anche il Caustic non sa bene gestirsela. Ti ritrovi davanti ad una Wraith che vuole pushare costantemente e ti ritrovi te che metti barriere a destra e sinistra assolutissimamente a cavolo, perché la prima barriera che dovevi mettere quando entravi non era dietro il tuo culo, ma era davanti, qui, dove entrano i tuoi nemici. Non sai che devi... Ok. No, lo sa. Ok. Ok. Perché non si cura di vita? Perché... Ok. Annullala, no? Guarda che entra... Un punto di, senza essere offensivo, senza togliere nulla, di fortuna. L'Elstar, appunto, su così, sullo sparare come viene, sul devo colpire, basta tener premuto, è l'arma giusta. Se avesse avuto un Peacekeeper o un Mastiff,
probabilmente non ce l'avrebbe fatta. E allora io mi chiedo e mi domando, se quell'arma per te è tanto utile e tanto buona, perché vuoi lo Spitfire a tutti i costi? Punta all'Hellstar. Inoltre, in molti, ragazzi, io vi chiedo, in molti, non so se anche nelle vostre partite, puntano a maxare tantissimo un'arma, la secondaria la dimenticano. Ma è importante l'arma secondaria, perché appunto ti aiuta a gestire la situazione spinosa, ok? Ipotizziamo, compriamo l'Hellstar e non prendiamo un Mastiff. Avete capito? Media distanza, corta distanza, utile, switch veloce, cambi. Lo vedo fare quasi a nessuno. Tutti cercano di mettere più perk possibili di alto livello su un'arma, la secondaria se la dimenticano. Come in molti puntano... Perché uno Spitfire sulla corta distanza, se non hai un buon tracking del nemico, o anche così su una buona distanza abbastanza lunga, vediamo quanto becca. Dopo essersi beccato i colpi, butti giù la barriera, stai dietro e prendi i colpi. No, ribadiamo, abbiamo proprio dei problemi sul cosa dobbiamo fare, come dobbiamo muoverci. Ok, questa è la distanza giusta, abbastanza giusta, va bene. Non sarà utile per sempre, e infatti il nemico è intelligente e salta dall'altra parte. Sulla corta distanza missa praticamente tutto. Bangalore butta un fumogeno, è ottimo. Corta distanza non becca niente, non switcha arma. Fortunello. Fortunello. Ancora, non voglio togliere niente a nessuno, ma è stato Fortunello, perché appunto dall'altra parte hai un Octane che è lì. Sembrava un Octane, ragazzi, alla velocità di una lumaca. 5 barriere. E l'ultimate. È necessaria l'ultimate? È talmente situazionale l'ultimate. E le barriere sono talmente tante che non so se le utilizzerai tutte. Capisci cosa intendo per economia? Metti una barriera. Metti una barriera. Sai che sono là davanti. Buona la distanza. Mette dentro qualche colpo. Guardate, cosa gli avevo detto io? Ma doveva farlo prima. Brava, guardati dietro. Osserva la situazione. La Bangaro lancia l'ultimate, assolutissimamente inutile. Guarda chi sta sparando. Sta sparando il Caustic. Nessuno osserva la rotazione, ma va bene. Va bene. Prendi battery, prendi cose per piacere. Lancia la granata, benissimo. Va bene, un po' così alla cieca, ma può anche andare abbastanza bene. L'Octane lento, flancata la Rampart in parte. Siamo ad un impasse. Là era il caso di mettere una barriera e poi curarsi. Strategia. La rate sicura. Attenzione, la safe potrebbe iniziare a chiudersi. Qualcuno flanca lateralmente. Dovresti esserne accorto, perché il Caustic è stato colpito proprio vicino a te. Incredibilmente sta utilizzando barriere sopra barriere. Incredibile sto game. Entrambi tengono la posizione. Forse è il caso di mettere la tua ultimate.
Riesce a mettere ancora alcuni colpi a segno. Nessuno dei tre è andato giù. Colpi a cavolo. E la safe adesso inizia a farsi piccola. Pressione, fuoco di soppressione. È il momento di scegliere. Mette una barriera davanti a un'altra barriera. Non la usa. Caustic muore. 3 versus 2. Sono lì, frontali, amico mio. Metti la ultimate. Escono da lì. Tempo di reazione che fa quello che può. La Wraith cerca di flancare senza assolutissimamente niente. Non cambia arma. E una cosa che mi dà anche fastidio è che forse voi non l'avete sentito e fa anche... scusa. Il cambio arma. La ultimate. Tutte queste barriere. E la ultimate l'hai persa. Hai perso 300 punti, amico mio. 300. Ma non riesci a comprendere che tutte quelle barriere non sono inutili? Che utilizzare una sola arma per te va bene solo perché tu non sei capace di switcharla, ma non è il ragionamento giusto che devi portare avanti? In due game, 6 che stiamo vedendo di questa persona, abbiamo già intuito che cosa potrebbe andare a fare, a vedere, migliorare. Ah no, ce l'hai ancora l'ultimate, scusami amico mio. Va bene, ok. Metti la tua ultimate per piacere. Che li mastichi, che sei là. Va bene, quello è un pezzente. Senza essere offensivo, il Mirage davvero, davvero un pheasant. Va bene. Incredibilmente stai tenendo la posizione giusta. Hai messo giù la ultimate. Ok, 2 knock per lui. Molli giù la ultimate. Per andare alla ricerca di un'altra kill. No, vabbè, questa era già tua. Era il Mirage di prima. Prendi i punti, amico mio. Ottimo il flank. Sembra anche una buona posizione. La barriera? Ne hai tante, amico mio. Perché non le usi? Vuole tornare su a prendersi la sua ultimate. Riesce a portarsi a casa un secondo knock di Bangalore. Gli va benissimo. Non so se è fortuna o no che la safe chiude proprio dove sono loro. Guarda a destra e a sinistra. Bravo. Sei 1v1. Certo che è lì. Non mollare la presa. Tieni puntato. Non mollare. Oddio, ha ricaricato un momento molto particolareggiante. Non mollare mai. Sì, è la cosa giusta da fare, ragazzi. Ora devi andartela a vedere contro di lui. Giù l'arma, non si va con l'arma in mano. È l'1v1, vediamo tutte le limitazioni. Sia di un player, sia di un altro. Anche qui, indubbiamente, la vittoria arriva per merito della Rampard. Ma adesso la ultimate non ce l'ha più. È andata bene per la rotazione.
magari l'ha fatta giusta, ci ha pensato, ha detto ah, di là la rotazione giusta. Non sono così convinto di questa affermazione, eh? Non sono così convinto. Ruota, anche perché prima non ha preso la cassa di materiali, ora l'ha presa, prima nel combattimento di prima no. Flanca, si sente così sicuro da andare da solo? No, no, legge la rotazione, signore. La legge, davvero? Perché si è andato a mettere nella posizione di... sì, di salvataggio. Sì, sì, la legge, la legge, la legge. Ok, scusami, amico mio. Non dirò più che non la leggi e che non l'hai capita. Va bene. Barriera su barriera. Perché lo scudo è andato via. Vai. Tanta gente lì, tanta gente. Avevi le granate? Potevate aspettare? Non farti prendere dall'ingordigia, amico mio. Non pushate perché una Wraith ha deciso che dovete pushare. Avevate una buona posizione. No? Avevano una buona posizione, tante cose. Si è fatto ingolosire, la Wraith è stata schiacciata, poi tutti hanno visto un solo player, ovviamente gli sono piombati addosso come degli avvoltoi e niente. Guarda che costa il carabine, sai? È davvero costosa come arma. Va bene, il fatto che si utilizzano le granate, le Arkstark o le bombe così al mappa, a me piacciono, piace come idea, cioè nel senso si sposa bene in una mappa stretta come questa, magari nelle fasi conclusive o quando vuoi stanare un nemico, l'utilizzo di quelle armi è giusto. Ok, vai da una parte e poi dall'altra, no, cambi idea. Il punto è quello che dicevo prima, mi sembri un po' confuso, amico mio. Molto bella, lo sai benissimo che l'R301 da qua può regalarti delle buone emozioni. Bellissimo, bellissimo, incredibile. Fallo fuori con la granata, bravo. Giusto, 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 giusto. Guarda, lo vedi quel viola che si muove? Vuol dire che è un nemico. Oh my god. Sì, incredibilmente sei riuscito a farne fuori uno e sei riuscito a craccarne un altro. No. Guarda cosa stanno facendo i tuoi compagni. Guarda dove sono posizionati. Guarda che sono lì davanti. Non è lui? Barriera, posizione. Guarda che uno è andato dietro la colonna. A me pare che uno sia dietro questa colonna. Ah no? Non è qui. No, non era dietro quella colonna, ma probabilmente avrà andato da un'altra parte. Entrate dentro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Match point, andiamo avanti, andiamo avanti. Questa è la partita più combattuta, dove la lettura gli sta venendo meglio. La lettura del game gli sta venendo decisamente meglio in questo split rispetto al precedente. Non è da poco. Magari è un buon sistema di lettura. Magari quella di prima era solamente una partita così. Ok. Di nuovo centrali.
L'Octane dall'altra parte è davvero una palla al piede. Buono, vedi se li flancano. Davvero geniale, bella la lettura anche qui di che cosa può succedere. L'R301 ti sta aiutando tanto. Peccato che i tuoi compagni non ti stanno aiutando tanto. E peccato che il Mirage questa volta ha letto. Perfetta la randa. Ah, meno male che questa volta il Mirage ha letto cosa poteva succedere. Per cui non ha pushato centrale, ha pushato dal lato sinistro, quello che non era coperto. Ok, dai, andiamo avanti. Il momento di restare, è il momento di dargli una mano al compagno. Pingaglielo. Anche se stanno combattendo, pingaglielo lo stesso. Caustic. Caustic non serve ucciderlo, non c'è una lifeline dall'altra parte che gli può dare una mano e restarlo velocemente. Questo Caustic gli mancano dei fastidi su come gestire la situazione. Era meglio prima restare l'altro e poi curarsi. Ok, ok. Dai. Caustic aspetta. Andate tutti insieme, appassionatamente. Non funziona così. Va bene, curati. Pingaglielo. Non glielo pinga. Certo, si stava curando. Non ha ricaricato. Ci sono due player, non puoi star qua. Utilizza le granate. Switch arma. C'è stata solo fortuna. Questa è l'ultima. O la va o la spacca. Ciao Ricky, che account? Anche se dobbiamo parlare di Apex su quel PC, perché devo ancora fare delle prove. Devo ancora fare delle prove. Sì, quella di Apex. L'ho installato, no, non ho avuto nessun problema. Però il gioco devo capire come ottimizzarlo al meglio. Ma ne parliamo dopo, finito questo game. Ok, hai letto dove devi chiudere, forse. È l'ultima, non puoi sbagliare, amico mio. Adesso ci sono anche gli scudi rossi. Sono là in fondo. Vai giù di granate. Se sai che sono dietro un angolo, utilizza la tua ultimate. Utilizza tutto quello che il sistema ti dà. Infatti, usa le granate. Aspetta che si avvicinino un pochettino. Non utilizzare tutto subito. Non essere ingordo, perché potresti non beccare niente. Io sto parlando a chi? Non siate ingordi. Stai attento, rischi di essere flancato. Più in alto siete, più siete degli obiettivi visibili. Adesso ti serviva una granata, eh? Forse? Appunto, già detto, non buttarle tutte. Non è detto che riesci a beccare in una mappa così. Guarda che c'è uno che è andato giù, un tuo compagno che è andato giù. Devi dargli una mano. Signor mio, un knock. È riuscito a fare. Va bene, 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 va bene. Flanca e vai. Non. Ed ecco che lui morirà.
pingagli dove sono al caustic. Pingaglielo, amico mio. Perché non glielo pinga? No, no, Randavansving. Sei tu che dovevi pingarglielo. Lui sa che sono lì, indubbiamente. Però le mo... E l'hai persa, amico mio, senza essere offensivo, per una tua ingordigia. Primo, sparare verso il nemico già noccato non era utile. Secondo, ti sei fatto prendere molto dall'ingordigia, volevi andare quando invece avevate l'high ground, eravate in posizione di forza, potevate aspettare la prossima rotazione, prendavate, iniziate già a fare il giro largo, il caustic riusciva a mettere delle barriere in modo tale da iniziare a indebolire il nemico, prendevate una zona più sicura, non lanciavi tutte quelle granate e la tua ultimate non l'hai utilizzata, le tue barriere le hai messe così, come vengono vengono. Insomma ragazzi, ci sarebbe tanto da dire, abbiamo visto delle arene per la prima volta ed è stato davvero emozionante, mi sono piaciute perché vediamo davvero cosa possiamo fare, cosa ci manca, come devono essere gestite. Non è uguale a un Battle Royale, devono essere gestite in un'altra maniera, devono essere giocate in un'altra maniera, con un'altra mentalità, e soprattutto ci fanno capire cosa e dove mettere la nostra attenzione, i nostri allenamenti, i nostri obiettivi. Insomma ragazzi, è stato una bellissima sessione, ringrazio tutti quanti, voi amici di YouTube, vi aspetto su Twitch, e noi amici di Twitch adesso andiamo in Ranked.